Che bella unità. Grazie a tutti i rotariani, illustri relatori. Our dear friend Shaker and Rashi, the president and first lady of Rotary International. I've got to say a special thank you to Giacchino and Lisa for the wonderful divertimenti. Ricorderete quando i pratici Patrizio Fattocchi, Francesco Capurso, Università di Perugia, dove abbiamo ottimi rapporti insieme a quella di Ancona. Allora, queste due piante, che naturalmente è una piantumazione simbolica per la nostra città di Gubbio, è nata da un'idea del club di Gubbio. Quindi come si chiama questo? È leccio, è un leccio. È un leccio. Come si direbbe in queste circostanze? Un leccio selvaggio. Io c'ero. Io c'ero, bravissimo, certamente. Ma è molto più a lungo. Finalmente riusciamo a essere un pochino più sensibili a questo argomento. Il programma, tutto il libro, tutte le istruzioni, eccetera, eccetera. Quindi una comunicazione senza... E avete anche un attestato del governatore a fianco per il vostro servizio. Grazie. Per tutti, a favore di tutti. Sicuramente molto 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 emozionante, come dicevo prima. Sono abituato a queste cose, vuoi per la mia professione, vuoi per l'attività di volontariato che ha pervaso per anni la mia esistenza, direi, ma soprattutto anche per la vita politica, amministrativa, la lunga vita politica. Quindi sono abituato alle vicenze, ma anche incarichi anche di un certo peso, di una certa importanza, di una certa rilevanza. Però l'emozione che ho provato oggi non l'ho provata mai. Veramente, forse perché è il end point, direi, è il punto di arrivo, no? Di un percorso all'inizio forse un po' travagliato, di un percorso formativo bellissimo che all'inizio magari ho preso anche con un po' di, forse non lo nego, con un po' di superficialità e anche forse di diffidenza, ma poi mi ci sono immedesimato e ho scoperto, pur dalla mia lunga limitanza rotariana, ho scoperto tante sfaccettature e tante cose nuove del Rotary che mi appassionano. E poi la cosa che mi piace di più, che ho comunicato oggi, che è cominciata con un risultato di un progetto che così è stato ideato insieme alla commissione volontariato, è stato ideato dal sottoscritto qualche mese fa, ancora si può dire in fase di gestazione, aveva già ricevuto che è il progetto The Tube, un progetto di volontariato dedicato agli adolescenti che ha ricevuto proprio oggi l'accoglienza e l'entusiasmo, direi, anche del ministro Orlando e della ministra Danone delle politiche giovanili. Quindi un gran bel risultato che ci dà stimolo a lavorare e lavorare fin da subito. Beh, sicuramente termina il 30 giugno dal punto di vista di ruolo, in quanto dal 30 giugno sarò finalmente un past governor, come si dice in gergo. Sicuramente invece l'impegno nel Rotary continua perché il Rotary è una macchina da guerra nella quale ciascuno di noi può partecipare dando il meglio che può come volontario, ma sicuramente ci dà la possibilità di tenerci aggiornati su quello che sono le,
le emergenze, le necessità, guardarci un po' intorno per essere di aiuto alla nostra comunità. In fondo il nostro ruolo principale è proprio quello di fare service, quindi occhi aperti e rimbocchiamoci le maniche. Ma come dicevo prima, è stato un anno intenso, direi anche a volte pesante, nel senso che il ritmo che devi tenere è un ritmo al quale io sicuramente non ero abituato, però poi l'adrenalina prende il sopravvento e si riesce a essere presenti praticamente in tutti i momenti in cui c'è bisogno della presenza ed è necessaria. Sicuramente ho avuto un grandissimo supporto da tutti quanti i club del distretto e questo è molto gratificante, perché ci si sente tutti insieme andare nella stessa direzione. E per chi naviga in mare sa esattamente che vuol dire avere il timone in mano, ma tutta la ciurma, il team è d'accordo ad andare in quella direzione. Sì, Gaia è stata per noi in pratica il punto di riferimento principale, anche perché, come è stato detto, il Rotary da 2 anni ha introdotto questa settima area di focus proprio sulla sostenibilità ambientale. Quindi era veramente quasi un obbligo da parte nostra non far finta di niente. Abbiamo detto che l'attenzione a questi argomenti deve essere sempre in crescita ormai, non possiamo più permetterci di trascurarli. In più, quello io mi rifiuto, era proprio per rifiutarsi di chiudere gli occhi, rifiutarsi di abbandonare le cose senza prenderle con spirito rotariano di petto e dare il nostro contributo, anche se piccolo, ma che fa la differenza. Sì, beh, per Gubbio sicuramente è stato un po' un ritorno a quello a cui negli anni passati un po' eravamo abituati. Questa sede è stata la sede di tanti eventi rotariani nel passato. Io sono molto molto felice di riportare tanti rotariani dalle 4 regioni. C'è stata gente che è venuta da lontano, dal Molise, è certamente un viaggio impegnativo, ma la loro presenza significa anche che c'è un ritorno alle buone abitudini rotariane, quello di partecipare in persona. Sicuramente Paolo Signore, che è già immerso ormai da più di un anno nel training per diventare governatore, ha già dato le sue linee guida, ha fatto capire quanta continuità ci sia con l'azione di quest'anno con Shekhar Mehta e l'anno che viene, che comincerà il 1° luglio, con Jennifer Jones. Quindi questi 2 presidenti internazionali che hanno avuto molti punti in comune garantiscono anche a Paolo di cominciare col piede giusto e di portare a casa tante belle soddisfazioni come è stato per me.